E allora amiche ed amici del One Family Sport, un bentornati da Lorenzo Valeriani, alla parte tecnica da Maria Carannante. Eccole che sono entrate in campo Roma e Vives Under 11 per questo ulteriore match. Roma che ha concluso il suo primo girone a quota 12 e quindi qualificata come prima, Vives invece a quota 6 punti come migliore terza. E allora sarà un incontro sicuramente da vivere, vista soprattutto la passione delle due tifoserie che sono qui ad occupare lo spazio del Gaetano Bonolis, stadio comunale di Teramo. Tanto colore, tanto calore, tante le bandiere anche fumogeni che avete potuto ammirare durante la fase di riscaldamento di questo match. Allora è tutto pronto, vi leggiamo subito le formazioni, iniziando da quella della Roma con il numero 1 Marini Padovani, con il 2 Bianchi, con il 3 Casolaro, con il 4 Turrini, con il 5 Guerra Isaac, con il 6 Deletto che è anche capitano, Panattoni con il 7, con il numero 8 Presutti, con il numero 9 Roma, con il numero 10 Reguig, con il numero 11 Pelone, col 12 Fazzi, col 13 Martino e col 14 Frati. Risponde la Vives con Lauro, Esposito, Santorelli, Vallefuoco, Ferrara, Giuliano, Borgia, Bastelli, Cagliazza, Falco, con il numero 11 di Napoli e con il numero 15 Casillo Mattia. E allora è tutto pronto, si attende solo il fischio del direttore di gara che arriva in questo momento. Pallone in possesso della Roma che cerca subito la zona offensiva con la verticalizzazione del numero 10 Ryan Reguig, con l'estremo difensore della Vives che riesce a recuperare il pallone, poi cincischia un po' la difesa granata prima del fischio del direttore di gara, che evidentemente ha ravvisato un'azione irregolare da parte dei giocatori giallorossi, e gara che ripartirà dalla rimessa proprio del numero 1 Lauro Vincenzo. Il rinvio nei pressi di Cagliazza, si lotta nella zona centrale del campo col pallone che scivola sull'out di sinistra, il capitano con la casacca numero 6 sulle spalle Deletto riesce a recuperare. Allora la ripartenza di Reguig che col mancino apre sul versante sinistro a Frati, finta di corpo, poi lo scarico per la corrente Roma che dà ancora il pallone al numero 8 Presutti, giro palla per Bianchi che tenta la conclusione che sfiora il palo alla sinistra di Vincenzo Lauro, che ci è sembrato comunque in traiettoria. Comunque buona partenza della Roma al cospetto di una Vives che ora cerca di imbastire un'azione offensiva. La trattenuta credo sia stata a favore della Vives, ma il direttore di gara ha ravvisato un calcio di punizione a favore della Roma con il pallone gestito da Francesco Bianchi. L'apertura per Roma che alza lo sguardo, verticalizza a favore del numero 10 Reguig che col mancino prende la mira, cerca di trovare l'incrocio, ma il pallone si alza e allora nulla di fatto, ma gara già viva, gara già con un ritmo diverso devo dire rispetto alle precedenti. Si notano le qualità di entrambe le squadre, in questo caso anche un duello fisico importante tra Deletto e il numero 9 della Vives Gennaro Cagliazza, ma in precedenza evidentemente c'è stata una trattenuta, uno sgambetto anzi ai danni del giocatore della Vives. E allora calcio di punizione per i ragazzi della Vives allenati da Giovanni Canneva. Un uomo in barriera, parte il traversone, il colpo di testa davvero
molto importante del numero 9 Gennaro Cagliazza, che ha preso il tempo ai due avversari, sicuramente più dotato sotto l'aspetto fisico il 9 della Vives, ha dovuto metterci tanta fisicità per andare a raccogliere questo traversone, ma la difesa giallorossa si è salvata sull'inzuccata dell'attaccante Granata. E allora parte ancora il centrocampo giallorosso con una nuova azione, ravvisato un fallo del numero 8 Cristian Presutti, gioco pericoloso con il direttore di gara che blocca il gioco anche in questo caso. A fare fallo, a commettere l'infrazione, è stato Cagliazza, e allora la Roma può ripartire con il suo capitano d'eletto Reguig, che col mancino si porta avanti il pallone, lo scarico e il tiro da parte di Presutti, che batte sul palo alla destra di Vincenzo Lauro, e Roma che poi sul tiro seguente guadagna il primo corner a proprio favore, lo batterà col destro il numero 6, anzi il numero 8 Presutti, traversone al centro, recupera il pallone la Vives con il solito Cagliazza che cerca di guadagnare metri, d'eletto lo strattona e gli recupera la posizione, poi è lo stesso Cagliazza che prende il pallone, lo scodella verso la porta dell'estremo difensore Padovani Marini e infila in rete il gol del vantaggio. Roma 0 Vives 1. Grande davvero l'azione del numero 9 Cagliazza, che ci ha messo da prima il fisico e poi ci ha messo tanta tecnica nell'andare a battere Marini Padovani, che nulla ha potuto sulla conclusione del numero 9 della Vives. La Roma ora batte immediatamente questo calcio d'inizio con lo scambio tra il numero 10 e il numero 14 Frati. Lo stesso Frati decide di battere a rete, ma al centro forse poteva avere sicuramente un'occasione superiore per la presenza dello stesso Reguig che gli aveva fornito il pallone. Lo stesso Reguig lo va a recuperare ancora Frati, il tiro al centro e il pari immediato da parte di Frati, che si fa perdonare, ma non è perdonabile l'errore difensivo della Vives, che ha perso un brutto pallone proprio di fronte alla propria area di rigore. E allora 1-1, partita davvero molto bella sin dai primi minuti, e gara che sta un po' rispettando e confermando le attese di un match da parte di due squadre che anche e soprattutto sotto l'aspetto della storia, dei simboli, no? E dei loghi che hanno sul petto, insomma, il tutto sicuramente ci racconta una storia particolarmente interessante sotto l'aspetto calcistico, con la SD Pro Vives Academy Torino FC, quindi squadra che sicuramente ha una storia diversa rispetto alle altre, e stessa cosa possiamo dire della Roma, quindi squadra ufficiale della società della capitale, che lo ricordiamo ha chiuso il proprio girone under 11 con 12 punti. Calcio di punizione a favore della Vives, il mancino che va a sbattere sulla barriera dopo la conclusione di Stefano Di Napoli. Roma che raccoglie il pallone ma lo perde proprio in uscita, poi un doppio rimpallo con Reguic che apre verso Bianchi, costretto a tornare indietro il numero 2 a ridare il pallone a Reguic, che forse rischia un po' e si fida troppo della sua tecnica. Fatto sta che però la Roma riparte con Roma
out di destra, ancora Roma che fa girare il pallone troppo corto, ma torna sul pallone e Bianchi, poi lo scarico per Frati, avanza Frati, il tiro col destro alto sopra la traversa. Allora un'occasione per la Roma, dicevamo, di Ryan Reguic, che è di origini spagnole, nato a Marbella e insomma sicuramente avrete notato la sua tecnica. Nel frattempo il tiro da parte di Daniele Roma, ottima la prestazione di Vincenzo Lauro che blocca la conclusione, poi il capitano Deletto, lo scambio, il pallone per Reguic, che insomma lo potete vedere tutto mancino in fase di conclusione, un rimpallo che va a sbattere sulla schiena di un difensore granata, esattamente il numero 5 Ferrari. Allora calcio d'angolo già battuto dalla Roma, 1-1 il parziale, ancora Reguic che cerca di proteggere il pallone, sfera crossata al centro dove arriva un suo compagno di squadra, poi è Deletto a gestire il pallone, si prende qualche responsabilità in più, cerca il break sull'out di sinistra, pallone che esce fuori, lo scambio con Frati, poi ancora Reguic tutto mancino, superato però dal numero 9 Cajazza, poi Reguic gli recupera il pallone, un battibecco tra i due, insomma anche a livello fisico, lo dicevamo, il livello si è alzato in questa gara, improvvisa verticalizzazione dove non può arrivare Frati, autore del gol del pari, il numero 6 Deletto che trattiene un po' Cajazza. Daniele Roma che rischia di perdere il pallone, poi però è bravo in scivolata a far ripartire Francesco Bianchi, out di sinistra, Bianchi che prende la mira, preferisce lo scarico per Frati, il cross al centro dove dopo un rimpallo arriva ancora Francesco Bianchi, ma il pallone finisce fuori. Giro palla difensivo della Vives, pallone ancora per Cajazza, anticipato da Deletto, trattenuto il capitano con la maglia numero 6 sulle spalle, Deletto che può battere questo calcio di punizione. Allora si riparte con Bianchi, ancora il numero 2, davanti a sé c'è Frati, il passaggio con il tocco del numero 11 granata Stefano Di Napoli, dovrebbe esserci corner, poi il direttore di gara però fa avvicinare sia Deletto che Cajazza e li redarguisce entrambi, o perlomeno fa capire ai due di stare calmi perché si beccano, ecco, dal primo secondo del primo minuto di questo primo tempo, e allora vuole subito mettere le cose in chiaro il fischietto di questo match. Match che è sull'1-1 dopo il vantaggio di Cajazza, è arrivato il pari di Frati dopo una conclusione dalla sinistra, il pallone si è insaccato all'angolino sul secondo palo difeso da Vincenzo Lauro. Gioco fermo perché il direttore di gara ha visto qualcosa che non va. Anzi, c'è una rimessa laterale e allora pallone che aveva superato la linea laterale, rimessa con le mani da parte di Frati, lo scambio con Reguic, poi Bianchi, Deletto, la sfera per il numero 9 Daniele Roma che cerca ancora un pallone centrale ma la Vives glielo soffia, poi gioco a terra irregolare da parte del numero 11, allora calcio di punizione per la Roma, contrasto al limite dell'area di rigore ma alla meglio la Vives con il numero 4 Antonio Vallefuoco, poi però il pallone deve essere spazzato sulla pressione dei giallorossi, rimessa con le mani già effettuata con l'impostazione di Deletto.
Bianchi, limite dell'area di rigore, lo scarico per Reguig che si porta il pallone sul mancino, tiro cross dove non arriva Cristian Presutti, ma insomma squadre sempre pericolose quando arrivano al limite dell'area di rigore. Ora ci prova ancora Cagliazza, lo scambio, il pallone che arriva al numero 11 Stefano Di Napoli che entra quasi in area di rigore, il tiro e pallone che attraversa tutto lo specchio, ma nessuno pronto ad intervenire su questo tiro cross da parte dell'ottimo Stefano Di Napoli che si è preso insomma la responsabilità di affondare verso l'area giallorossa. È partito Reguig col destro, slalom gigante da parte di Reguig, parata clamorosa da parte di Vincenzo Lauro che manda il pallone in angolo. Pallone per Deletto, Deletto limite dell'area di rigore, un rimpallo che sta per agevolare Casolaro, poi il pallone ancora per Reguig, ancora Deletto, il mancino rimpallato, ancora corner, ancora dallo stesso lato, lo va a battere Federico Panattoni. Panattoni pronto alla battuta, il fisco dell'arbitro che arriva, sfera sul petto di Deletto, ma evidentemente il direttore di gara ha visto il braccio. E allora la rincorsa per la battuta di questo calcio di punizione, la sfera sui piedi di Nicola Santorelli che ora alza la testa, guarda se c'è qualche compagno libero, la Roma recupera in zona centrale, anche qui uno slalom da parte di Casolaro, pallone che finisce sui piedi di Cagliazza, anche qui c'è la lotta con Deletto. Deletto alla meglio tra le proteste dei tifosi della Vives per un tocco di mano del numero 6 e finisce un primo tempo caldissimo, caldissimo sotto tutti i punti di vista e un battibecco anche tra le panchine, in quanto la panchina granata con Giovanni Canneva e quella giallorossa con Luca Santucci chiedevano un discorso diverso. E allora secondo tempo che sta per iniziare qui al Gaetano Bonolis, gara ferma sull'1-1, insomma negli ultimi minuti del primo tempo c'è stato un po' di tensione per alcune scelte del direttore di gara, ovviamente nessuno ci sta a perdere, fatto sta che il match può ripartire con il primo possesso palla da parte della Vives con il solito Cagliazza che cerca lo spiraglio giusto al limite dell'area di rigore, viene fischiato il fallo proprio a favore
di Gennaro Cagliazza, e barriera della Roma che andrà sicuramente a comporsi per respingere il calcio di punizione. Cagliazza insieme a Ferrara Francesco al limite dell'area di rigore, ma Cagliazza fa, diciamo, allontanare un po' tutti, vorrà prendersi lui il pallone per andare a calciare. L'estremo difensore della Roma, Marini Padovani, pronto a posizionare la barriera in tre, a coprire lo specchio della porta. Si attende il fischio del direttore di gara, che ovviamente ora con i classici passi fa rispettare la distanza, e si avvicina anche Ferrara a Cagliazza, quindi doppia chance. Lo scarico di Ferrara per Cagliazza, capisce tutto Deletto, la Vives può ripartire con Nicola Santorelli. Ancora Cagliazza, aiutato da Stefano Di Napoli, che cerca la conclusione, ma in precario equilibrio il numero 11. E allora giro palla difensivo da parte della Roma, con l'estremo difensore che si avventura in un dribbling davvero pericolosissimo. Marini Padovani ha tentato un dribbling all'interno della propria area di rigore. Per sua fortuna, sulla successiva conclusione c'è stato un tocco da parte di un difensore giallorosso, e allora calcio d'angolo che la Vives sta per battere. Eccolo il traversone, il colpo di testa di Deletto ad anticipare Gennaro Cagliazza, la rimessa con le mani di Nicola Santorelli, ancora una trattenuta tra Cagliazza e un altro giocatore giallorosso, e allora calcio di punizione già battuto. La scivolata da parte del numero 8, Antonio Bastelli, batti e ribatti al limite dell'area di rigore, ha ragione su tutti ancora il numero 3 giallorosso Casolaro, poi l'affondo, lo scarico in area di rigore, il tiro e il gol, il vantaggio della Roma. Martino si è liberato all'interno dell'area di rigore, lo scarico a suo favore di un ottimo Federico Panattoni, che ha visto libero il suo compagno di squadra all'interno dell'area piccola, e poi è stato, diciamo così, un gioco da ragazzi, buttare il pallone in rete per il 2-1. Quindi Roma che si porta in vantaggio. Nel frattempo il fischio del direttore di gara. Che assegna un calcio di punizione alla Vives, sul pallone il numero 5 Francesco Ferrara, anzi il numero 5 si sposta, prende la sfera Stefano Di Napoli, che col mancino presumibilmente andrà a calciare verso la porta giallorossa, cerca una sorta di cucchiaio, pallone che si alza di molto sopra la traversa difesa della porta, difesa da Marini Padovani. Allora si riparte con il possesso palla della Roma con il numero 4 Turrini, giro palla difensivo anche in questa occasione con Marini Padovani che dà il pallone a un compagno di reparto, poi la sfera arriva sui piedi di Pelone, ancora lo scambio sull'out di sinistra, carica il mancino, una deviazione forse casuale da parte di Pelone, e specchio della porta che non viene trovato dalla Roma. Può ripartire Stefano Di Napoli, anche il numero 11 Granata, devo dire che ha un ottimo mancino, un'ottima tecnica di base, anche se poi lo stesso 11 entra in scivolata su un avversario, ma il direttore di gara per il vantaggio fa proseguire il traversone al centro, deviato in corner da Antonio Bastelli. E allora corner a favore della Roma, lo va a battere
Federico Panattoni col mancino. Eccolo il cross, il portiere, l'estremo difensore Lauro Vincenzo che non trova la sfera, sfera che poi finisce in fallo laterale. Minuti concitati questi, siamo davvero a pochi minuti prima del fischio finale con Stefano Di Napoli che guadagna un'ottima rimessa con le mani in zona offensiva. Il parziale è quello di Roma 2, Vives 1, una gara vibrante soprattutto sotto l'aspetto agonistico nella parte finale del primo tempo, tante le proteste anche da parte delle panchine. Roma che riguadagna un bel pallone, ripartenza 3 contro 2, il pallone in area di rigore, il destro ciccato da parte dell'attaccante giallorosso che si dispera, ma si dispera anche la panchina dopo questa ottima ripartenza dei giallorossi con il numero 11 Pelone che ha sprecato davvero un'ottima occasione. Deletto recupera il pallone su Cagliazza, ancora Deletto, il pallone per Pelone, il contrasto ottimo vinto da Antonio Bastelli, ancora Di Napoli per Cagliazza, ancora ragione la linea difensiva giallorossa, l'apertura a sinistra da parte di Panattoni, il numero 4 Turrini con un dribbling sopra un avversario, il tiro sul secondo palo, poteva intervenire Pelone ma ha lasciato giustamente la traiettoria del pallone, poteva essere segnalato l'offside, ma Torino che Vives che perde un pallone davvero sanguinoso con la Roma che ne poteva approfittare, poi Deletto che va a coprire con il corpo avversario e pallone, e Roma che può gestire ora la sfera con Marini Padovani, ancora Roma in possesso palla, Vives che deve in questa occasione difendersi, la verticalizzazione improvvisa, attento, bravo Vincenzo Lauro, 23 maggio 2013 la sua data di nascita, che ora rinvia il pallone per non correre rischi, l'ultimo tocco dovrebbe essere stato di Brando Maria Pelone, infatti giustamente la rimessa con le mani è a favore della Vives con il numero 8 Bastelli che rimette il pallone in gioco, l'ultimo tocco però col pallone già uscito è di un giocatore della Vives, e allora la Roma può imbastire una nuova azione di gioco con lo scambio tra il numero 13 Martino e il numero 5 Guerra Isacche, poi il solito Deletto che combatte con Cagliazza, out di sinistra, take il scivolato, si scontrano giù i giocatori del Torino e allora può partire l'offensiva della Roma, il contrasto duro, leale e corretto da parte di Gennaro Borgia e pallone in angolo, davvero livello altissimo in questo match, va a battere il numero 13 Emanuele Martino, eccolo il traversone, il colpo di testa a mandare via l'insidia da parte di Antonio Vallefuoco, Vallefuoco che con la testa ha mandato via il pallone dal cuore dell'area piccola, Roma che guadagna la rimessa con le mani, gestione della sfera da parte del solito Deletto, tackle scivolata importante da parte di Gennaro Di Napoli che... anzi scusate, Stefano Di Napoli che va a mandare il pallone in out, la rimessa con le mani è a favore della Roma, Reguig tornato in campo chiede il pallone, lo smista, poi il destro da parte di Lorenzo Casolaro, pallone fuori di poco con Vincenzo Lauro che però sembrava insomma attento sotto questo punto di vista, ha valutato bene la traiettoria del giocatore romanista e ha preferito lasciare scorrere. Zona centrale del campo, la solita lotta fisica e non solo tra Deletto e Cagliazza,
Poi Di Napoli conquista un bel pallone, doppio dribbling, la sfuriata di Gennaro Borgia che supera un avversario, anche il secondo cade a terra Gennaro Borgia. C'è un calcio di punizione fischiato dal direttore di gara, allora ci sarà calcio di punizione appunto per la Vives Academy Torino FC con Gennaro Cagliazza sul pallone. Gennaro Cagliazza sul pallone che conta un po' i passi, barriera a due da parte dei giocatori giallorossi, la rincorsa di Cagliazza, il tiro forse deviato, anzi no, e allora pallone che finisce in fallo di fondo dopo il destro del numero 9 della Vives, parziale Roma 2, Vives 1, una partita davvero molto interessante, alti valori sia tecnici che agonistici, squadre dinamiche dotate ovviamente di elementi che faranno, almeno io spero, parlare in futuro. Ora però Roma ancora in zona offensiva, Reguig, dribbling di Reguig, Mancino che finisce in fondo al sacco, Roma 3 Vives 1. Insomma, Reguig ha fatto già vedere tante belle cose, la conferma arriva, la certificazione arriva con questo gol, davvero quasi tutto Mancino, il numero 10, ma devo dire quando lo sfrutta a dovere è davvero devastante. Roma che continua a spingere, Vives che con il solito numero 4 Vallefuoco deve tappare alcune falle che si sono generate in difesa, poi un colpo di testa a liberare, anzi a mandare in calcio d'angolo da parte del numero 5 Francesco Ferrara, che si è ben comportato durante questo match, regala il corner a favore della Roma, ancora il colpo di testa di Antonio Vallefuoco a mandare il pallone in fallo laterale, siamo davvero agli sgoccioli, deve spingere il Torino per cercare di riaprire il match, la Roma che deve non solo difendersi ma anche tentare a questo punto il gol della sicurezza, ma insomma davvero manca pochissimo alla fine del match, il numero 7 ha l'opportunità di sfruttare questa azione, doppio dribbling, triplo dribbling, ancora il tiro e il gol! Federico Panattoni ha fatto una magia. Eccolo qui, l'avevo chiamato il gol della sicurezza, ma davvero, davvero, davvero il gol di Panattoni ha entusiasmato i tantissimi presenti, non solo quelli ovviamente di fede giallorossa, ma anche i tanti addetti ai lavori che stanno seguendo il match tra Vives Academy Torino e Roma. Lancio lungo, Deletto va a raccogliere il pallone, lo appoggia a Marini Padovani, ancora Deletto, sale la pressione della Vives soprattutto con il numero 10 Falco e con il numero 6 Cristian Giuliano, ma Roma che riesce a trovare lo spiraglio giusto per superare la linea di pressione dei Granata. Il direttore di gara blocca l'azione perché c'è stato un tocco involontario appunto dello stesso Fischietto e giustamente pallone scodellato e riconsegnato alla Roma. Guarda il cronometro, il Fischietto in campo, ancora non c'è il triplice fischio, ma insomma lo ricordiamo, risultato ampiamente direi al sicuro per i giallorossi che sono avanti 4-1 sulla Vives Academy Torino. Academy che però non molla e allora continua il gioco da parte dell'Academy Vives Torino, ma secondo il fischietto c'è stato il tocco irregolare ai danni del numero 7 Federico Panattoni, ha credo fischiato calcio di punizione, tempo che si recupererà in questa fase finale del match e ovviamente Vives Academy Torino che cercherà di
sfruttare un po' l'orgoglio, no? Per almeno accorciare le distanze e non perdere la faccia al cospetto di un 4-1 che ad inizio gara davvero sembrava poco preventivabile. Partita equilibrata sin dall'inizio, gara che si è sbloccata quasi sempre per un episodio, poi però in alcune occasioni, su tutte, la tecnica di Reguig ha rotto gli equilibri, ma davvero importante soprattutto la prestazione di Napoli e Cagliazza nella Vives, ed apprezzabilissimo il comportamento sotto l'aspetto difensivo del numero 4 Antonio Vallefuoco. Roma che spinge ancora con il numero 11 Brando Maria Pelone, che poi però cade e perde il pallone, si porta fuori dal terreno di gioco la sfera Gennaro Borgia, e allora rimessa con le mani da parte della Roma, che con il solito deletto si avvia verso il portiere Marini Padovani. Finisce il match, Roma batte Vives Academy Torino 4-1, davvero una gran bella partita sotto tutti i punti di vista, e soprattutto gran bel gesto adesso a fine match, perché tutti si abbracciano, tutti si salutano alla fine di un match intenso, accattivante e davvero con tanti spunti, questo grazie alla prestazione dei ragazzi in campo, giovanissimi ma davvero importanti soprattutto come futuro. E allora termina qui la diretta di questo match, noi adesso ci sposteremo sul campo B o campo numero 2 per andare a seguire il match, un altro match di questo primo torneo nazionale di calcio giovanile, One Family Sport.